Il governo sta lavorando per inserire nel DEF una rottamazione anche per le tasse locali. È preoccupato? Guardate, finora non abbiamo avuto misure di sostegno agli enti locali, quindi sono sempre preoccupato, perché io vorrei ricordare che questo governo nottetempo a fine anno ha fatto una sforbiciata di 120 milioni, forse anche qualcosa in più, 120-130 milioni di euro sulle casse del Comune di Nava. Loro fanno operazioni che le vendono come interesse collettivo, ma servono solo al governo, e sta mettendo molto in difficoltà questo governo gli enti locali. Quindi noi alzeremo molto il livello di attenzione e lo racconteremo soprattutto nella loro campagna elettorale, di come stanno mettendo in difficoltà per certi versi gli enti locali. Noi abbiamo fatto un bilancio tutto Napoli, tutto con le nostre risorse, tutto con una grande capacità di aumentare anche la riscossione. Adesso stanno incominciando a circolare i numeri su come abbiamo lavorato bene nella lotta all'evasione, nella riscossione. Quindi, però avremmo bisogno di altro tipo di sostegno, non misure, come dire, che poi vai a vedere, sono propaganda per il governo e noi andiamo a incassare quasi nulla. Come si reggono i comuni se loro tagliano e non ci fanno manco avere le risorse dei tributi delle nostre città come spendita per i servizi del territorio?